Sono giorni molto 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 particolari, ma sono giorni anche in cui si discute delle manovre, diciamo, anche di calciomercato che la Juventus dovrà comunque fare. Per quanto ne sto sentendo, per quanto mi hanno detto e per quanto sto leggendo, la Juventus avrebbe fatto un'offerta colossale da circa 85 milioni di euro per De Ligt, pareggiando quella del Barcellona. Volevo dirvi due parole su questa cosa in modo, diciamo, da risultare molto schietto. Voi sapete, io nel mio canale ho sempre portato avanti una linea molto semplice, che secondo me è anche quella più efficace quando bisogna parlare alle persone. Comunque, io vi dico le cose in maniera molto chiara, per quanto possano sembrare, diciamo, sbagliate o per quanto possono sembrare faziose, io ve lo dico chiaro e tondo. Non vi do, diciamo, non vi prendo per il culo, ecco, perdonate il termine per chi, diciamo, non voleva che usassi questo termine, ma vi dico le cose chiaramente. E quello che vi dico è che la Juventus al momento quell'offerta da 85 milioni per De Ligt non l'ha fatta. Non l'ha fatta, probabilmente non la farà, a meno salvo clamorosi ribaltoni, perché la Juventus, non perché non ha la disponibilità economica di fare tutto questo, ma se la Juventus avesse fatto quell'offerta veramente e avesse offerto, come dicono i media internazionali, uno stipendio veramente a due cifre per De Ligt, la trattativa già sarebbe chiusa. De Ligt ce lo ritroveremmo tranquillamente a Torino. Perché sto dicendo questo? Perché credo che De Ligt non arriverà mai a Torino? No, al contrario, io penso che De Ligt potrebbe arrivare a Torino, ma non totalmente alle condizioni dell'Ajax. Cosa vuol dire? Su De Ligt si sono, diciamo, fiondate parecchie squadre europee. Io vi ho raccontato la trattativa sempre, ve l'ho sempre raccontata con grande, voglio dire, leggerezza, perché De Ligt è un difensore che oggettivamente ha 19 anni ed ha ancora tutto da dimostrare, però comunque fa delle cose che i grandi difensori della sua età, 19 anni, non facevano certamente. Quindi la sua leadership, il suo senso della posizione, il suo senso del gol hanno attratto molti scout. Gli scout più, diciamo, incisivi che sono andati a fare delle offerte per De Ligt sono quelli del Barcellona, lo sappiamo. Barcellona si è frenato non di fronte all'offerta, che è quella che deve dare all'Ajax, perché il Barcellona l'accordo con l'Ajax ce l'ha sempre avuto, ce l'ha da tempo, come ce l'ha avuto con De Jong, come cercherà di averlo con Ziyech. Il problema è lo stipendio in relazione a Mino Raiola, perché Mino Raiola chiedeva qualcosa come 14 milioni di euro all'anno, lo stipendio da top player, dopo che il Barça ne offriva circa 6-7 all'anno a De Ligt. Quindi è lì che si è bloccata la trattativa. Ora, secondo voi, se il Barcellona quella cifra non la vuole pagare, non perché non la può pagare, perché il Barcellona 14 milioni di euro te li dà all'anno, ma non la vuole pagare per De Ligt perché crede che non valga quella cifra all'anno. In più non vuole pagare le commissioni UEFA che toccherebbero a Raiola e per il 50%, o per una cifra minore anche alla famiglia di De Ligt, alcuni rappresentanti della famiglia di De Ligt che lo rappresentano in minor parte. Secondo voi perché dovrebbe farlo la Juventus? Cioè, io non credo che la Juventus vada ad inserirsi in una trattativa così delicata pagando tutti questi soldi. Credo invece che la Juventus provi ad agire parallelamente sulla situazione, lavorando su De Ligt, lavorando su Raiola, al fine di trovare un accordo economico che sia soddisfacente per le parti. Questo cosa vuol dire? Non andare a spendere 90 milioni di euro per un difensore di 19 anni. Cioè, io non ce lo vedo proprio paratici andare lì e dire: ok, vogliamo De Ligt, ti do 90 milioni di euro, arrivederci, datemi De Ligt. È una cosa che non riesco a concepire, perché la Juve si crea il problema di spenderne 100 di milioni per Pogba, figuriamoci se ne va a dare 90 all'Ajax per De Ligt, che con tutto il rispetto, io lo adoro come calciatore, ma non ha dimostrato di valere 90 milioni di euro. Altrimenti prendiamo Bentancur e lo vendiamo a 70. È una cosa che non ha letteralmente senso. Volevo sapere da voi un vostro parere, cioè, voi credete che la Juventus faccia questa offerta colossale per De Ligt, oppure secondo voi sono soltanto delle voci giornalistiche? Fatemi sapere.